Eccoci, con Paolo Griffa appoggiato alla balaustra del monogramma Felicetti. Siamo Identità Colose, dove l'Italia celebra i suoi nuovi filosofi, che sono gli chef, ma soprattutto questo grande traino dell'agroalimentare italiano, perché dietro, intorno agli chef, ci sono grandi prodotti, grandi materie prime. Paolo, tu sei giovane, però hai già una grande esperienza. Young Chef, vincitore del Young Chef Contest di San Pellegrino l'anno scorso, giusto? E altri premi, citazione al Vera Moretti Grand Cru con il musetto di maiale. Come si sta qui? Qual è la tua sensazione? Cioè, è una passerella? È una cosa utile? È un grande circo? Cos'è? È molto utile come evento, perché fa sì che cuochi da diverse parti d'Italia o del mondo si incontrino e possano dialogare, perché per esempio ci conosciamo tutti alla fine, soltanto che abbiamo bisogno di un momento dove staccare, uscire dalla nostra cucina e incontrarci. Questo è molto molto importante, perché tutti gli anni quando vieni qua ritrovi tanti amici, tanti colleghi con i quali scambiare opinioni, parlare. Poi incontri ovviamente produttori, aziende con i quali già collabori, però li conosci personalmente. Per esempio oggi ho conosciuto una signora che sentivo soltanto per mail, non gli davo mai un volto. E chi è? Chi è? Dici. È una persona del gruppo di Selecta, che lavora dentro gli uffici, e lei mi ha riconosciuto, io non l'avrei mai. Perché tu prendi i prodotti da loro? Sì. Tipo? Fallimene uno. I gamberi di Porto Santo Spirito, se no i crescioni con copra crescono. Li abbiamo sentiti, abbiamo sentito l'amministratore delegato di Selecta, e abbiamo assaggiato i prodotti. Devo dire, grande qualità. Ottima scelta. Quindi è utile ci sia qualcuno che sceglie e che seleziona prodotti in giro. Sì, una parte lo fai cernita. Tu, esatto. Una prima cernita la fanno loro, e poi loro ti propongono una gamma. E tu di quella gamma vai a scegliere i prodotti che trovi più affini a te. Anche magari ti danno un'idea, esatto. No? Ti danno uno spunto. Perché tu comunque non puoi andare in giro per il mondo, cioè conoscere tutti i produttori, a trovare. C'è bisogno comunque di una mano. Senti, quindi Paolo Marchi e Identità Colose sono davvero riusciti a mettere insieme, a creare un circuito, a mettere in connessione. Quindi questo non è solo un evento, è un momento, è così. Esatto, dura 3 giorni, ma in realtà te lo porti avanti, i contatti che ti crei qua per durante tutto l'anno. Senti, oggi cosa hai cucinato? Io ho assaggiato una cosa tua straordinaria, ma spiegamela tu. Allora, oggi allo Senza Pellegrino abbiamo preparato una finanziera di gallo. Quindi tutti i coparti del gallo che compongono una finanziera. C'erano le patate di fegatini, c'erano le creste del gallo che venivano. La cresta cotte del gallo che hai cotto in una in maniera. Balsamico. Io ne avrei mangiato un secchio di quelle. Poi c'erano creste, le zampe rese croccanti, passate con la paprika, e poi ovviamente le cipolline sott'aceto di casellini. Senti, ma creste di gallo, fegatini di pollo, musetto di maiale, quindi ti diverti ad andare a cercare le parti, diciamo, meno nobili? Meno conosciute, perché sulla nobiltà del pezzo ne andiamo a parlare. Poi tu sei un grande maestro di eleganza, ricordo, per cui sono un fan dire delle a te trattate. Che non sei nobile è un insulto. No, mi piacciono molto perché sono molto versatili, sono molto differenti le une con le altre, sono poco conosciute e poco valorizzate. Senti Paolo, l'ultima cosa, tu adesso lasci l'Italia per un'esperienza in Francia, esatto. Vuoi dire dove andrò vai? Andrò al ristorante Serge Vira a Chaudeg. Che sta dove esattamente? Sta nella Francia del? Del sud, nelle montagne vicino, esatto, alla Guiole. Ho visto, un po' isolato, la Guiole è la grande patria dei coltelli, esatto. E non solo, quindi com'è questa cos'è? Scelta? Una sorta di vado lì perché concentrazione. Le persone che ci sono all'interno del locale mi interessano molto, perché Serge Vira, lo chef, ha vinto il Coffee Store nel 2005 e lui è anche allenatore per il Coffee Store, che è uno dei traguardi che mi piacerebbe un giorno raggiungere. È stato molto disponibile e quindi mi piacerebbe lavorare. Bene Paolo, in bocca al lupo, sa che noi continueremo a seguirti, verremo fino lì a capire cosa farai. Grazie mille. Ciao, buon lavoro. Alla prossima.